Buonasera, buonasera a tutti, Buonasera. come va? Come andiamo Ma come oggi? vuole che vada? Ma Salve, benissimo. Allora, oggi ascoltiamo il signor Daniel Malkovich Sì, mi chiamo Daniel Markovic. e sentiamo che cosa di interessante ai fini terapeutici da raccontarci rispetto alla giornata di ieri? Beh, innanzitutto vorrei precisare che io non sono malato. Non so neanche perché sono qui. Comunque, ieri è stata una giornata movimentata. Ho tentato la fuga dal laboratorio in cui sono rinchiuso, però mi hanno catturato. È successo la mattina. No, Gli alieni? la CIA. E quindi dove si trovava nel momento in cui la sua mente, purtroppo gravemente afflitta da questa patologia, ha scatenato queste allucinazioni? No, non è stata un'allucinazione. Sono scappato veramente, però poi mi hanno ripreso. Ma lei sta assumendo i farmaci che le avevo prescritto la volta scorsa? No. C'è qualcuno che la controlla nell'applicazione della terapia? L'alieno? Quindi lei non ha assunto i farmaci, lo No. vede? Cosa succede? Ogni volta L'alieno me le fa cadere nel lavandino. che lei salta la dose prescritta, le vengono queste allucinazioni, E comunque perché non sono non ha allucinazioni. terminato la cura e la cura la svolge in maniera estremamente saltuaria. Se lei viceversa la cura la continuasse con assiduità, la cura potrebbe far l'effetto e quindi andrebbero a scemare queste crisi allucinatorie. Ma io non ho crisi allucinatorie. Esiste davvero? Chiamiamole dispercezioni, chiamiamole come vuole, in Scusi, ma lei come sostanza. parla? Disperces... Stroni... cosa dice? Continuiamo, dopo questa breve seduta allucinatoria, che cosa ha fatto? Lei lavora? Dove Sì, ho lavorato a un lavora? progetto, ma mentre non ero controllato ho studiato il metodo per costruire l'antenna. Signor Tempesti, si plachi, la Lei prego. aggiusta le antenne? No, No. no. Fa caldo Mi per serve tutti, così l'insulatore. come tutti portano pazienza, anche lei dovrà portare pazienza. Io rischio la disidratazione. Perché la La girano? Ma disidratazione è c'è la impossibile televisione perché rotta. abbiamo le Non bottiglie importa. d'acqua a Oddio no, l'acqua no. disposizione. Possiamo continuare il colloquio col signor Malkovich? Sì, mi chiamo Markovic. Oppure... Posso fare una domanda? C'è qualcuno dei presenti che ha del ferro? Le prescrivo Sì. una cura No, ricostituente mi se vuole, con serve. altri sali No. minerali Mi serve per importanti. costruire la parabola, l'antenna gigantesca con cui l'alieno dovrà comunicare con i suoi simili. Parabola come misura Allora, radiofonica. signor Le porto i miei spinaci se vuole. No, non me Signor, ne faccio niente. silenzio per favore. Signor Malkovich, Markovic. come più di una volta ho cercato di farle presente, l'alieno non esiste. Ma come no? Lo vedono tutti, è qui tra noi. L'alieno è una Immagini. proiezione della sua mente. La sua mente produce allucinazioni perché è fortemente soggetta a stress. No, no, io non sono stressato. L'alieno esiste veramente. Lei la deve smettere con questa compulsività autopersecutiva, perché arriverà la disgregazione delirante dei propri confini se continua su questa strada. Cosa vuol In dire? più, assolutamente lei deve assumere i farmaci che il servizio le ha prescritto. Basta, basta con quest'acqua! Ci sono delle Vuole ottime dell'acqua? pastiglie, Vuole ci sono delle dell'acqua? ottime pastiglie dissetanti. Evitiamo Signorina l'assunzione di acqua. Bevilacqua, la prego di non ulteriormente danneggiare il colloquio col signor Malkovich. Mi scusi, dottoressa, ma qui la gente è Signor insopportabile. Malkovich, Markovic.
Malkovic, come vuole. Malkovic. Allora, le ripeto questa semplice informazione che però lei dovrà memorizzare e ripetere dentro di sé ogni qualvolta. L'alieno non esiste. Ma lui mi picchia. L'alieno è solo frutto della sua fantasia. Ma mi ha pure rotto un braccio la settimana scorsa. Non mi sembra che lei abbia un braccio fratturato. Si aggiusta la velocità della luce, lei. E quindi quello che adesso ha attaccato il gomito è un braccio bionico costruito. Allora, signor Tempesti, non incoraggi. Non incoraggi. È vero, però. Signor Malkovic. Malkovic. Se lei non desiste, sarò costretta a farlo portare via dagli infermieri. L'alieno? Lo faccia portare via. Dottoressa ha chiamato? No, per il momento non abbiamo ancora bisogno. No, lo faccia portare via. Tenetevi a portata, portar via. Perché purtroppo il ragazzo facilmente è soggetto ad una crisi tempestiva e repentina. Certamente. Ma non deve far portare via me, deve far portare via l'alieno. Signor Malkovic. Malkovic. Quante volte devo ripeterle questa semplice, elementare verità? L'alieno non esiste, ma... è un'immaginazione della sua mente. Esiste, esiste. La scorsa settimana l'ho fotografato quando siamo andati al Luna Park, era di fianco a me, seduto nel cariolino, che alzava le braccia e faceva... Esiste davvero. Quindi saremo costretti comunque a farle assumere i farmaci in sede, in modo che abbiamo la certezza che lei effettivamente possa svolgere la cura per come gli è stato prescritto. Se lei pensa che sia necessario. Ma io non sono malato. Insomma. Sì, ma non spingere. La prego, lo faccio portare via. Mi sta trattenendo, mi sta facendo male. Lo faccio portare via, la prego. Noi non notiamo nulla di tutto ciò. Ma spalli che mi abita gli altri pazienti. Non ce la faccio. Dottoressa, qua c'è qualcosa. La faccio portare via. Alza la polvere, microbi. Dottoressa, ha chiamato? A questo faccia punto, portare via l'alieno. A questo punto sono costretta a farla portare via. Sono costretta purtroppo a farla portare in camera di depressurizzazione. No, solo l'alieno, venga, solo l'alieno. Sì, andiamo. Solo l'alieno. Venga, sì, andiamo. Sì, comodi. Solo l'alieno. Avanti, ragazzo, andiamo.